Il Consiglio Comunale di Napoli per un giorno trova una sede diversa, la piazza di Montecitorio, a Roma, dove davanti al Parlamento si è riunito per dare un segno forte di totale dissenso rispetto al decreto proposto dal governo sui debiti di diversi comuni italiani. Un Consiglio Comunale simbolico, ma dal grande valore politico. Finanziare non significa dare a fondo perduto dei fondi, ma significa soltanto aiutare quei comuni che senza alcuna responsabilità nell'attuale amministrazione devono affrontare i problemi dei cittadini che vengono gravati nel momento stesso in cui il governo interviene, gravati di impegni troppo significativi per una città come Napoli che ha problemi sociali molto grossi. 30 i consiglieri comunali presenti su 48 e seduta aperta davanti a centinaia di partecipanti per sensibilizzare Parlamento e Governo sulla situazione della città di Napoli. Soprattutto è molto bello il messaggio di vedere il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, con il Consiglio Comunale quasi tutto rappresentato, i presidenti di municipalità, hanno parlato persone di sinistra, di destra, di centro, insomma, un bel messaggio in un momento in cui ci sta a dividere. O c'è gente che ruba, che si mette i soldi nella tasca e prende finanziamenti ai partiti per comprarsi le case. Insomma, io credo che qua c'è un segnale molto forte di gente che dà ormai la propria vita per il bene comune e per l'interesse dei propri cittadini. Un bel messaggio in un momento così difficile. L'amministrazione comunale di Napoli ha predisposto quindi emendamenti al provvedimento che intendono aiutare anche altri comuni e che sono stati consegnati alle forze parlamentari. Si chiede in particolare che il debito ereditato sia separato dalla gestione attuale, che il rientro del debito venga spalmato in un numero di anni più elevato e che venga alzato il contributo di 100 euro a cittadino, affinché le amministrazioni locali non siano degradate al mero ruolo di esattore per conto dello Stato. Sentiamo l'intervento del primo cittadino. Grazie Presidente, grazie colleghi della Giunta, consiglieri, cittadini. Innanzitutto la prima riflessione è che noi stiamo qua con grande dignità. Questo non è il Sud che tende le mani perché vuole l'elemosina, non è un Sud corrotto, è un Sud che ha le mani pulite e che ha deciso da alcuni mesi di non tenerle in tasca ma di cominciare a lavorare nella convinzione che avere un Sud con questa dignità significa avere un paese unito, non più unito sulle mafie, ma unito sulla legalità. E voglio anche dire che noi abbiamo deciso di fare questa iniziativa con grande senso istituzionale e grande rispetto per le istituzioni centrali, perché con questo provvedimento che noi chiamiamo Ammazza Comuni, il decreto legge del 10 ottobre, noi non ci siamo sentiti rispettati. Perché se si legge, e noi intendo, non è un plurale maiestatis, perché questa è una sensibilità di tantissimi altri comuni, di comuni del nord, di comuni del centro, di comuni del sud, non è assolutamente giusto dire a un comune ti do un po' di elemosina, perché di questo si tratta, e tu in cambio ti metto un cappio al collo, così di commissario di fatto, con un centralismo burocratico che con nulla a che vedere con la Costituzione, e ti dico alza al massimo le tasse per i tuoi cittadini, licenzia le persone, alzi le tariffe per gli asili nido, cioè questo è qualcosa francamente di inaccettabile. Perché dico rispetto? Perché noi siamo stati eletti direttamente dal popolo, alcuni di noi sono stati eletti anche contro un sistema fortemente partitocratico. Siamo stati eletti e ogni giorno guardiamo negli occhi il conflitto sociale. Questo provvedimento viene da un governo legittimo, ma è un governo di nominati e per giunta di nominati da nominati. È un governo che probabilmente ha perso il contatto reale con il Paese. Io voglio dare dei dati perché secondo me sono significativi. Da quando abbiamo iniziato a governare, governiamo con 1,5 miliardi di euro di debiti che abbiamo ereditato da stagioni precedenti che non ci appartengono, di politiche anche a tratti scellerate. Abbiamo avuto tagli prima da Berlusconi e poi da Monti per 350 milioni di euro. Ogni volta che torno la notte a casa io dico è un miracolo laico che noi non solo riusciamo ancora a tenere in piedi la nostra città, ma che la stiamo anche ricostruendo piano piano. Perché la stiamo ricostruendo? Perché con grande dignità abbiamo messo le persone al centro della nostra azione politica e non più il denaro. Questo è un grande movimento di partecipazione democratica, è un grande passaggio di democrazia ed è per questo che non accettiamo il commissariamento dei poteri forti. E anche oggi è un momento di partecipazione democratica.
E voglio anche ricordare, visto che quando parliamo di denaro significa soprattutto di dare risorse per fare politiche anche contro le mafie, che l'altro giorno Rosanna, la fidanzata di Lino Romano, che vogliamo ricordare, barbaramente ucciso dalla camorra, mi ha detto: sindaco, dobbiamo tutti insieme unirci a lottare contro la camorra senza prudenza. Senza prudenza. Noi oggi non siamo prudenti, noi abbiamo una grande dignità, una grande passione, e quando abbiamo deciso questo cammino noi non ci fermeremo davanti a nulla. Se qualcuno pensa di utilizzare vecchi arnesi della politica per fermare un grande movimento democratico che è cominciato in grandi parti del nostro paese, io non penso solo alle esperienze dei sindaci, penso alle esperienze delle comunità, alle lotte contro le discariche, a tantissime esperienze democratiche del nostro paese. Stiamo cercando anche di dimostrare un'altra cosa. Avevano già dato per certo che non ci potessero essere politiche pubbliche, politiche per i beni comuni, che ci potesse essere l'acqua pubblica, prima grande città d'Italia che è stato fatto, che ci potessero gestire i rifiuti con il pubblico, e ci hanno detto: siccome il pubblico non funziona, voi dovete privatizzare tutto. Ma a chi non sfugge il dato che se oggi privatizziamo tutto, alle gare per la privatizzazione si presentano le mafie che hanno i soldi o i poteri forti, che spesso sono esattamente la stessa cosa. Allora noi oggi vogliamo anche dimostrare che siamo contro questa politica che ritiene che non si possa avere un pubblico efficiente ed efficace. Qualcuno all'interno del governo ha detto: sindaco, tu purtroppo sei stato sfortunato, fai il sindaco nel momento peggiore della storia dal punto di vista economico e non ci sono risorse per i cittadini della tua comunità. Io ti dico che non è così, non è così. E basterebbe fare solo tre operazioni, l'ha già detto Ciro, l'ha già detto Elena, l'hanno già detto altre amiche e amici che ci hanno preceduto. Basterebbe annullare le missioni militari all'estero, annullare la commessa per i 100 caccia, 90 cacciabombardieri per 15 miliardi di euro e tassare i capitali scudati che sono stati fatti rientrare, capitali illeciti, nel nostro paese. Sarebbe una manovra di 40 miliardi di euro che garantirebbe i servizi essenziali dal nord al sud del nostro paese. Allora diciamocela tutta, queste non sono scelte tecniche, sono scelte politiche. Come politica la nostra iniziativa, con grande sobrietà istituzionale. E io voglio ringraziare veramente, ve lo dico, anche i consiglieri che oggi non sono presenti, perché io ho parlato con loro e loro stanno qua con noi, perché sono stati tutti i capigruppo che ci hanno chiesto di fare un'iniziativa forte e tutti i capigruppo hanno detto: andiamo a Roma. Poi è chiaro, siccome si ha paura di questa esperienza, Napoli fa paura, perché Napoli è stata un'esperienza importante, nuova, innovativa, creativa e forte. Noi non ci formeremo di fronte a questo, faremo tantissime altre iniziative, siamo molto sereni, siamo anche molto convinti, io personalmente lo sono tanto, che anche qualora il governo non dovesse accogliere nemmeno un emendamento, anzi diciamo pure, ce lo vogliono anche peggiorare questo provvedimento ammazza comuni, noi abbiamo una grande forza di grande capacità di autonomia, che non è l'autonomia di chi voleva dividere il paese, è l'autonomia di chi ha una grande dignità, ha una grande forza, un grande coraggio, una grande passione. Ecco perché noi oggi vogliamo mandare anche un messaggio di grande unità al paese, perché quando sono stato a Lanci l'altro giorno a Bologna, dopo un intervento molto duro e molto forte che ho fatto alla presenza di un ministro, tantissimi sindaci dell'Emilia, della Toscana, del Veneto, della Calabria mi hanno detto: abbiamo esattamente le stesse idee e la stessa posizione. Quindi dico al governo, caro governo, care forze parlamentari, guardate con attenzione i nostri emendamenti, non sottovalutate il nostro allarme, perché noi ogni giorno guardiamo la rabbia, l'indignazione, la tensione sociale di gente che ci viene a parlare perché sa che non parla un muro di gomma, anche quando sa che noi oggi non possiamo fare in molti casi nulla per risolvere quei problemi. Ascoltate, perché questo è il grido di chi vuole
tenere unito il nostro Paese e che ama la giustizia sociale, ama la Costituzione repubblicana e la vuole far vivere ogni giorno e non a chiacchiere. Quindi io credo che abbiamo dato una grande prova di dignità, una grande prova di rispetto delle istituzioni, ma anche vogliamo far capire al Paese, al Parlamento e al Governo che noi abbiamo una grande indignazione che però va in positivo e non è una rabbia distruttiva, e abbiamo anche una grande voglia di non fermarci mai. Noi non molleremo mai fin quando non avremo ricostruito la dignità nella nostra città, nel nostro sud e nel nostro paese, in cui, come dice l'articolo 3 della Costituzione repubblicana, tutti i cittadini sono uguali. Ogni giorno che passa io ho la sensazione che chi ha il potere se lo vuole tenere bello caro caro e chi soffre, cioè i 2/3 della popolazione, possono continuare a vivere in una condizione di disagio. Noi questo non lo permetteremo, perché ci hanno votato per cambiare, noi vogliamo cambiare, e oggi anche che qui stanno persone che vengono da esperienze diverse, hanno idee diverse e sensibilità diverse, ma che si sono uniti per l'amore della nostra comunità, io credo che è veramente un bel messaggio di pace e di solidarietà. Grazie di cuore. Grazie, Sindaco. La seduta è sciolta.